Buon pomeriggio dal Palasport di Frosinone. Siamo qui per la prima partita del campionato di Serie A1 femminile per il preparatore dei portieri dell'Olympus e si comincia. Palla alla Bellator, aspetta ad aprire, palla intercettata da Xepregiville, la palla e vola Sara Giustiniani. Zignani fa sua la palla e rilancia da Ian Da Roccia, se ne va Vil, Da Roccia, la conclusione a fil di palo, scivolata, e poi serve Blanco, accenna il tiro, stop and go, Blanco, la sblocca lei, Maria Gimena Blanco, 13 minuti, 36 secondi, 1-0 per l'Olympus, qui a Frosinone. Il tiro di Blanco sotto la traversa. Sì. Lisi col suo skip, Lisi apre per De Angelis, De Angelis finta e Pomposelli calcia sopra la traversa. Pomposelli, Cortés, partita conclusa perlomeno nel primo tempo. Salinetti, De Angelis, Esposito, Maglione, Da Roccia, Blanco, tacco per Pomposelli, la puntata, ancora Da Roccia, Da Roccia, Da Roccia si gira, la conclusione di Dayan Da Roccia. L'Olympus si porta sul 2-0. Quando siamo a 5 minuti 28 secondi della ripresa, è ancora lei a segnare alla Bellator dopo il poker della... Apre per Blanco, Blanco se ne va, Martinez, la conclusione, Lisi contropiede, Pomposelli, la conclusione, Xepregi, Guercio, il tiro di Guercio e Sara Giustiniani ci mette la mano, ma la sfera termina fuori. Ora Vil alla battuta, Guercio, palla toccata secondo il direttore di gara con la mano, e c'è Guercio alla battuta. 13 minuti 55 secondi, tiro libero Bellator, Guercio rincorsa lunga, la conclusione, traversa, allontana De Angelis, rete per l'Olympus, Letizia Martin Cortés. 14 minuti 49 secondi, Cortés fa 0-3, il capitano, le proteste del pubblico nei confronti del direttore di... È finita, l'Olympus espugna il palazzetto dello sport di Frosinone e va a vincere per 3-0 contro la Bellator Ferentum in questa prima giornata di campionato di Serie A. Siamo con Gimena Blanco. Allora Gimena, prima partita con l'Olympus e primo gol, quanto era importante per voi iniziare col piede giusto? Penso tanto importante, anche perché è la partita prima la Supercoppa, quindi questi tre punti ci aiutano anche mentalmente. Veniamo alla Supercoppa, recupererete delle giocatrici importanti, che partita sarà contro il Monte Silvano? Penso dura, durissima, perché come vedi anche ormai le partite non sono più facili, bisogna lavorare la palla per entrare, lo hai visto pure in questa partita, quindi penso sarà tosta. Grazie. Grazie a voi. Allora, da un numero 10 all'altro, Guercio, com'è andata questa partita? Va bene, nel senso loro comunque è una buona squadra, noi ci stiamo lavorando per esserlo, comunque il risultato 3-0, però c'è tanto da lavorare. La Bellator però ha dimostrato più maturità rispetto alla passata stagione, una squadra molto più quadrata che secondo me darà fastidio a molte formazioni. Qual è il vostro obiettivo per questo campionato? Il nostro obiettivo comunque è se vogliamo crescere tanto, quindi siamo una squadra di tutte ragazze giovani, diciamo che la più grande è il portiere che ha 32 anni, le altre sono tutte piccole, 28 anni, comunque dobbiamo giocare, cioè siamo un gruppo giovane che è appena iniziato e c'è da crescere. Cosa può darvi di più la giovane età in campo? L'esperienza, piano piano con l'esperienza, certo, giocando con squadre del genere.